sottovoce per non farci sentire da papà e mamma. Io penso che adesso ci sentano. Fosse vero. Ah, al diavolo i lavori, venga subito. Chi l'ha detto? Il Time Magazine. Willie Gleason, un giovane oceanologo, attraversa l'Atlantico, non in barca. Puoi chiedere a una di quelle orche di combattere senza denti. Si spieghi meglio. Un paio di mesi fa io ho avuto un incidente in acqua. Sono stato troppo sotto e per poco non ci rimettevo. Se vuole saperne di più, chieda a me. Ma io così avevo due possibilità. Io ho fatto il liceo, poi ho fatto anche il liceo classico, poi ho fatto anche l'università, ho fatto legge. Mi ricordo i primi film, li portavo sul set, storia del diritto romano, diritto civile, diritto privato, e studiavo. Ho lavorato molto, mi ricordo in particolare alcuni film con la SPAC, con la quale ho lavorato tantissimo, ho fatti 6-7, ho fatto una persona squisita. E niente, il primo approccio è stato un approccio familiare, perché un mio zio, che era appunto Gerardi, faceva la fotografia, un altro faceva il giornalista, avevo queste doppie possibilità. Mi affascinava l'idea del cinema perché, mi ricordo, io ero molto piccolo, mio zio stava girando con Fellini la strada. Mi raccontava di questo set straordinario, meraviglioso, dove creavano la neve a Ovindoli con le lenzuola, dove... lui appunto, mio zio, faceva proprio di macchina, non so, faceva Braccio di Ferro con Zampano, con Anthony Quinn, quindi tutta una serie di aneddotiche sul set, per cui un ragazzino di 10-11 anni ne stava affascinato. Questa è stata un pochino, diciamo, la direzione che mi ha fatto per decidere per incominciare a fare cinema. Il mio primo film è stato, appunto, avevo appena finito il liceo, L'isola di Arturo dal romanzo della Morante, girato a Procida con la regia di Damiani, e mi sono trovato in questo, così, questo consesso di truppe, questa truppe così diversa dall'ambiente borghese nel quale ero cresciuto, dall'ambiente del liceo nel quale ero cresciuto, però affascinante, con un grande calore epidermico, forse anche un po' falso, perché poi alla fine le amicizie molto forti che poi così si... come spariscono, svaniscono nello spazio di 3 mesi. Però in quei 3 mesi nei quali tu fai un film, veramente senti, almeno da giovane, sentivo un rapporto fortissimo, fortissimo. Alla fine del film, mi ricordo, io piansi. La dolcezza. Un deplorevole romanticismo. L'uomo non esiste. Pazzi, pazzi, ciechi, quest'uomo mi vuole prendere in giro. Ah, mi ricordo, fra l'altro, un primo film che ho fatto negli Stati Uniti, del quale facevo anche la regia. Il film si chiamava Chi sei? Beyond the Door, titolo inglese, ed era un po' sulla scia dell'Esorcista. Il film L'Esorcista era appena uscito, il produttore Assonitis mi propose una co-regia insieme a lui, questa storia che sceneggiammo insieme, ci divertimmo moltissimo. Partimmo per San Francisco con una piccolissima troupe italiana e cominciamo a girare questo film, che poi diventò quasi un film culto nel genere. Ricordo soprattutto appunto la presenza di Maurizio Maggi, che allora era un giovane aitante rugbista con una grande barba nera, a quale facemmo fare anche così una figura del diavolo, del demonio, che insidiava la nostra attrice. E fra l'altro mi ricordo, giravamo una volta in Union Square a San Francisco, senza permessi, mettendo addirittura un carrello sulla piazza, si avvicinò un poliziotto e Maurizio, con molto garbo, lo prese sotto braccio, scoprì che era un italoamericano, incominciarono a parlare di aneddoti, noi nel frattempo in quel quarto d'ora riuscimmo a portare a casa tutta la scena. Questo era un po', diciamo, anche il sistema che noi si usava, no? Diciamo, era questo cinema che era anche un po' avventura, era divertimento. Vabbè,
divertimento sempre chiaramente legato al lavoro e al business, però c'era questa, veramente questa grande gioia di portare a casa quelle scene meravigliose che poi hanno fatto la nostra storia. Murphy, sto per combinare il più grosso affare della vita mia. Mo' per scaramanzia non te dico niente. Poi stanotte rivengo qua col professore. Tu non stai a pensiero, vado piano. Avosti, mannaggia miseria, stai per diventare la signora. Ma. Non ho mai avuto un rapporto molto lungo con un regista, proprio per un problema forse anche di carattere, forse perché mi piaceva sempre cambiare e fare esperienze diverse. Un regista col quale così, avevo creato un bel feeling è stato Gigi Magni, col quale io ho fatto il primo film come prode di macchina, si chiamava Faustina. E devo dire, mi ricordo l'inizio di questo, proprio il primo giorno di girato, dove Gigi non mi guardava, io stavo con l'occhio al buco, lui non riusciva a incominciare. Allora io gli dissi, così sottovoce, devi dire motore. Lui mi guardò e disse, motore, devi dire azione. Azione! E a quel punto partì la storia di Gigi Magni. Poi con lui ho fatto un altro paio di lavori, anche uno degli ultimi film, Nemici d'infanzia, che non era male, anche da un punto di vista fotografico, però non è che ha avuto un grandissimo successo, sempre legato un po' al famoso discorso della distribuzione italiana, che insomma è quella che è. Ma dunque, qui in questo meraviglioso contesto di macchine da presa storiche, ho ritrovato anche questo blimp subacqueo, che col quale io ho girato il primo film di Cameron, che era Piranha, parte seconda, che abbiamo girato in Giamaica per quanto riguardava la parte, diciamo, in superficie normale, e alle Isole Cayman per quanto riguardava le riprese subacquee. Diciamo, questo era, allora si girava, parliamo del 1981, e quindi non c'era l'attrezzatura che c'è oggi, anche a livello proprio di comunicazione subacquea. Noi scrivevamo sulle tavolette in acqua, ci scambiavamo le nostre riflessioni, le nostre idee, pure qualche insulto ogni tanto. Allora, stavamo parlando di Cameron, di questo suo primo film. Diciamo, con questa macchina abbiamo girato solo la parte subacquea. Precedentemente in Giamaica avevamo girato, diciamo, le riprese normali. E già si intravedeva che c'era una grande voglia di fare, un'attenzione ai particolari. Tra l'altro, un bravissimo disegnatore. E a dare anche un bravo subacqueo, d'altronde poi l'ha dimostrato andando con il suo battiscafo nella famosa Fossa delle Marianne. Non credo che di questo film abbia un grandissimo ricordo, sono stati un po' di problemi con la produzione, comunque a livello personale è stata un'esperienza molto molto interessante, divertente. Un particolare divertente è che praticamente il film era finito e siamo rimasti io e lui a girare sott'acqua le ultime sequenze con le controfigure, che la troupe ci aveva totalmente abbandonato, perché era la vigilia di Natale del 1981. Dopodiché io e lui partimmo, tornammo negli Stati Uniti, lui se ne andò a Milwaukee, che era la sua città natale, e io presi l'aereo per tornare a Roma nel giorno di Natale. Allora, avendo comunque io anche fatta molta pubblicità, mi trovavo abbastanza a mio agio nel fotografare i visi delle attrici. Cioè, la prima cosa che ti chiede un'attrice quando arriva sul set è ti guarda, incomincia magari così a essere un minimo preoccupata perché non sa chi sei tu. E poi tu glielo fai capire, la rassicuri, lei ti dirà sempre: guarda, questo è il mio lato migliore, quello è il mio lato peggiore, fotografi così, eccetera. Poi tu dici sempre di sì, poi in fondo fai quello che ti pare. In effetti fai quello che ti pare, però facendo anche il suo bene. Nel senso che spesso queste sono, come dire, delle specie di fisime degli attori, no? Che loro pensano di essere in una certa maniera, quando tu invece li scruti con un occhio molto più esperto ed oggettivo. Fra l'altro, io insegno anche al centro sperimentale, facciamo spesso delle prove sulla fotogenia dei visi, fotografando metà viso come se il viso fosse un giano di fronte, no? E vedendo qual è la luce migliore per una faccia. Devo dire che poi il discorso è sempre molto personale. In effetti io personalmente ho sempre, così, sono sempre trovato bene nel fotografare gli attori, non ho mai avuto grandi problematiche. Certo,
poteva anche capitare una situazione in cui un'attrice aveva dei problemi e tu devi cercare di eliminare queste sue problematiche. Ma insomma, questo poi è una cosa che si acquista con l'esperienza. L'importante è far sentire l'attore a proprio agio, non fargli sentire che in quel momento la luce gli può creare delle problematiche fotografiche o altro. Se l'attore si sente a proprio agio, poi dà tutto se stesso. Sì, diciamo che oggi c'è questo passaggio, diciamo epocale, no? Dalla pellicola, dal negativo al digitale. Diciamo, noi diciamo, vecchi siamo nati con la pellicola. Per noi il fotogramma era una specie di mistero, cioè quell'inquadratura che poi vedevamo proiettata sul grande schermo, noi che la creavamo, oppure all'inizio eravamo all'atere della creazione. Era un momento magico riuscire a rubare, magari mettere l'occhio al buco mentre c'era l'ora di pausa, mentre la truppa mangiava, eccetera, e rubare quell'immagine rettangolare o quadrata a seconda del formato. Quindi ne siamo nati in maniera molto diversa dai giorni di oggi. I giorni di oggi fanno un film volendo con un telefonino, no? Cioè per noi era complicato fare tutto questo. Diciamo quelli più amanti del nostro lavoro si creavano, magari compravano la Super 8, compravano la pellicola Super 8, filmavano con 2 minuti e mezzo, eccetera, però non c'era la possibilità che hanno i giovani di oggi di girare continuamente. Tutto questo però che cosa ha portato, secondo me? Ha portato un po' a una volgarizzazione dell'immagine, nel senso che prima, quando noi facevamo anche le fotografie, c'era un rispetto per i 36 frame del rollino, rispetto. Oggi non c'è più rispetto, oggi si scattano migliaia di foto, delle quali il 99% resta in quel computer che poi non si vede mai o si vede ogni tanto al volo così, senza l'analisi costante di quello che è veramente il nostro fotogramma. Per quanto riguarda il supporto diverso, la pellicola è la pellicola, il digitale è il digitale. Il digitale nasce all'inizio come aiuto per la pellicola, no? Cioè interventi, eccetera, eccetera. Adesso sta prendendo il sopravvento. Comunque c'è gente come Spielberg che dice che girerà sempre in pellicola. Ha una bellissima famiglia, signor Castellano. Siamo felici di avervi qui. Il piacere è nostro. E questo giovanotto di dov'è? Sei anche tu americano? Solo per metà, signore. Mio padre era italiano. Non ti manca New York? È una città eccitante per un ragazzo della tua età. Ci piaceva? Ci sono nato, signore, però non la conosco molto bene. E la tua famiglia è rimasta in America? Non ho più nessuno. Oh, mi dispiace. Cos'è successo? Un brutto incidente. Io ero molto piccolo. Hai tutta l'aria di un bravo ragazzo. Se un giorno vorrai tornare a casa, fatti sentire. Grazie, signore. Comunque, non credo che lascerò Venezia. Bravo. Bravo. Per quanto riguarda così il mio pensiero per un film preferito, più o meno, per me non esiste nella mia così, filmografia un film che ho amato più di un altro. Ho cercato di dare sempre a tutti quello che era la mia espressione massima, cercando, come tutti i miei colleghi, come tutti noi, di creare l'atmosfera giusta per la storia che si stava, diciamo, che si stava espletando. Il primo film era questo Number One prodotto da Gianni Buffardi, che era il genero di Totò, che avevo conosciuto sul set appunto di Faustina con Magni. Poi ho fatto un secondo film prodotto da Sonitis, si chiama Ultima Neve di Primavera, che ebbe un grande successo. Da soli non si può vivere. Lo so. Questo non toglie niente a te, che sei mio figlio. Nessuno può prendere il tuo posto. Il bene che voglio a te è una cosa speciale. Papà. Thank you.
pregato, non mi dirci